Questo programma è presentato da Antica Norcineria di Lattanti Franco e Figli. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Mai, come in questo momento, l'Italia ha bisogno di persone con la testa sulle spalle, capaci di darle una mano, di far funzionare lo Stato. Forza Italia! Amici telespettatori, bentornati all'appuntamento con Forza Italia in forma. Forza Italia soprattutto del coordinamento romano, vi presento gli ospiti di oggi. È con noi Pasquale Calzetta, che è responsabile Buonasera. Di quel programma, di quel tomo che ho già fatto vedere nella trasmissione precedente, e quindi di volta in volta andremo a analizzare anche il confronto tra quel programma e quello che sta accadendo a Roma. Ed è con noi oggi per parlare in maniera più specifica e più puntuale del 15° municipio come consigliere di questa realtà, esattamente Stefano Peschiaroli, consigliere del municipio 15° di Forza Italia, benvenuto. Buonasera. Ma credo sarebbe veramente assurdo se noi non dedicassimo la prima parte di questa nostra trasmissione nel ricordo di Antonio Martino. Se n'è andato il 5 marzo, quindi possiamo dire qualche giorno fa, una personalità di grandissimo spicco. Io nel fare una chiacchierata anche proprio con Pasquale ho detto è uno di quei personaggi che possiamo dire che al di là della posizione politica e partitica che poteva occupare, poteva interfacciarci con lo stesso rispetto, con la stessa credibilità, con la stessa signorinità con chiunque fosse dall'altra parte che non fosse la sua, no? È un po' quelle esperienze della Prima Repubblica che ci ha lasciato grandi personaggi, no? Lui è uno di quelli che se n'è andato. Peraltro, andando poi un po', come dire, a scartabellare nella storia del professor Martino, dell'onorevole Martino, dell'ex ministro della difesa degli interni Antonio Martino, troviamo un papà che si chiamava Gaetano, che veniva dal Partito Liberale, che come dire, ha rappresentato prima di lui anche le stesse postazioni, perché è stato pure lui ministro degli esteri e il capo delegazione che firmò il Trattato di Roma, quindi grande europeista, così come era grande europeista Antonio Martino. Il papà di Gaetano fu addirittura il presidente della commissione che studiava quali dovevano essere i compiti della NATO. Quindi potremmo dire è il nonno addirittura, no? Che sindaco di Messina, profondamente antifascista, liberale, no? Quindi una famiglia che ha dato molto all'Italia, e Antonio l'ha rappresentata, il professor Antonio, perché peraltro era pure professore, lui credeva molto nello spirito liberale, dell'economia liberale, non a caso è stato anche uno dei discepoli di Friedman, quindi voglio dire, le radici ci stanno tutte. E lo vedremo, e poi lo commenteremo insieme con gli ospiti di studio, e se riusciamo anche con qualcuno all'esterno. In questa clip che vi manderemo, che nella sua interezza dura un'oretta, noi abbiamo stralciato 3 minuti nei quali il professor Martino ci dice, anche in maniera simpatica devo dire, che cos'è la concezione liberale, nella quale uno può anche non credere, ma la descrivere così bene, anche così simpaticamente, che dice, beh, ascoltiamolo, no? È un po' quello che dicevo poco fa, di fronte a questi personaggi ci si leva il cappello. Quindi se la regia è pronta, mandiamo questa clip che dura credo 3 minuti e qualcosa. Cominciare con un'affermazione che stupirà probabilmente qualcuno. Io sono fermamente convinto che il Padre Eterno sia liberale. Perché? Perché ha inventato il peccato. Il peccato può esistere solo se uno è libero di scegliere fra la virtù e il peccato. Ma se è obbligato a fare una determinata cosa, non c'è né virtù né peccato.
Solo potendo scegliere c'è il peccato. E potendo scegliere significa liberi di scegliere fra le due alternative. Quindi libertà e responsabilità sono state inventate dal Padre Eterno, che ha dato all'uomo questa facoltà di fare delle scelte. Possono essere virtuose, possono essere viziose. Qui è nato il peccato. Vede, dicevo prima che le idee di mio nonno, di mio padre e mie sono le stesse. Ed è vero, tutti e tre eravamo fermamente convinti dell'importanza della libertà individuale e quindi della responsabilità personale. Libertà individuale e responsabilità individuale sono le due uniche, perché sono tutt'uno, componenti del liberalismo. Il liberalismo è sì un metodo formidabile di analisi, ma è anche e soprattutto un principio di vita umana. I liberali sono sempre esistiti dal tempo dell'uomo delle caverne. Anche quello era libero di scegliere, anche quello poteva fare delle scelte giuste o sbagliate, e infatti le faceva. Non si sono mai accorti di essere liberali fino a un certo punto. Ma se andiamo a guardare indietro nel tempo, nel pensiero umano, scopriamo che i liberali c'erano ai tempi degli antichi greci, dei romani. Il diritto romano, che è insegnato malissimo nelle nostre facoltà di giurisprudenza, è in realtà una lezione di liberalismo. Il diritto romano è stato il diritto prevalente del mondo fino al Medioevo. Ancora oggi, nell'America Latina, il pensiero giuridico medievale, quello di Irnerio, di Bartolo Sassoferrato, di Baldo degli Ubaldi, è dominante nelle facoltà di giurisprudenza. In Sud America dicono nullus bonus jurista nisi sit bartolista, cioè un seguace di Bartolo Sassoferrato che ha inventato il diritto internazionale, prima di lui non esisteva. Bene, io porto sempre all'occhiello la bandiera italiana, perché voglio far sapere a tutti che io tutti i giorni ringrazio la provvidenza che mi ha fatto nascere nel paese di gran lunga, più bello e più importante del mondo. Non esiste nessun paese al mondo paragonabile al nostro. Siamo stati l'influenza civilizzatrice più importante del mondo per 3.000 anni. Bene, credo che abbiamo trovato una clip che testimonia molto. È un peccato averla interrotta, ma d'altra parte capisco che non si poteva fare altrimenti. Io non l'avevo vista, devo dire la verità, questo filmato, ed è, diciamo, racchiude un po' quello che è il personaggio. C'è la sintesi di un pensiero straordinario. Sì. Tra l'altro è un personaggio di grande cultura, che ha fatto di questa sua cultura anche un impegno politico, partendo proprio da quelle che sono queste principali caratteristiche del liberismo, eccetera. Ha fondato un po' tutta la sua attività politica intorno a questo ideale. E credo che questo veramente bisognerà, adesso vedremo, anche se con i vertici di Forza Italia, se riusciremo a fare un qualcosa per non far, come dire, annebbiare il ricordo di un personaggio così, così importante, che ha dato tanto a Forza Italia, che ha dato tanto anche al nostro paese, e lo ha detto anche lui, insomma, l'amore verso questo paese è stato un po' una sua caratteristica che lo ha contraddistinto, insomma. Quindi, ecco, io dovessi fare una sintesi, stavo riflettendo proprio su questo, no? Questa famiglia, partendo dal nonno di Antonio, sì, passando per il papà, no? Questo guida la delegazione per il Trattato di Roma, diventa presidente del comitato dei saggi per quelle che sono le competenze della NATO, guida
L'ingresso per la prima volta mette la prima pietra per l'ingresso dell'Italia nell'ONU dopo la guerra, dopo il fascismo, eccetera. Cioè, una cosa di un'immensità incredibile, no? Che però apparteneva a una cultura che andava anche al di là del partito d'appartenenza. Cioè, quei personaggi che hanno fatto veramente l'Italia. Ma guarda, io, diciamo, non è il caso, ma insomma, basterebbe fare anche un raffronto di quelle che sono le rappresentanze politiche anche a più alto livello oggi con quelle che sono state anche in passato. Non c'è assolutamente paragone, perché purtroppo il divario culturale, ma anche l'esperienza di vita è assolutamente, diciamo, senza limiti. Noi abbiamo visto anche in passato, recente passato, persone che con pochissimi click sono arrivati a fare i sottosegretari anche i ministri. Questo è il segno dei tempi. Noi speriamo veramente che in qualche modo si ritorni alla, diciamo, alla competenza e soprattutto anche ai valori, perché forse in politica si sono un po' persi i valori che invece in Antonio Martino erano ben presenti e anche molto molto visibili. Ecco, volevo fare una domanda proprio a Stefano, no? Perché è più giovane fra noi, no? Assolutamente, quindi, giovane e forte. Capire anche appunto quanto questo messaggio che stavi dicendo tu adesso. Hai usato un termine sul quale io spesso nelle variegate trasmissioni insisto fino alla noia e sento che spesso e volentieri cade nel vuoto: i valori. Cioè, la politica nasce perché ha dei valori, una visione della società e quindi cerca di portarli e vincere su quei valori, non vincere comunque, no? E invece tu non c'hai l'impressione che tutto questo sia venuto meno e che il problema è chi vince, la mia squadra del cuore, pure se vince che gioca male non fa niente. Assolutamente. Innanzitutto ieri ero presente in chiesa ai funerali del professor Martino. E mi ha colpito il cordoglio trasversale che ha ricevuto da tutte le forze politiche, non solo chiaramente la nostra famiglia, era la tessera numero due del partito, quindi fondatore in pieno con Silvio Berlusconi del nostro movimento politico. Però anche quello che lui ha rappresentato negli anni era proprio frutto della convinzione delle sue idee, è quello che mi ha colpito all'inizio del video. Quando si ha la convinzione delle proprie idee, dei propri valori, non si ha paura del confronto con gli altri. E tra l'altro ci tengo a ricordare, c'è anche rispetto, quella e c'è anche il rispetto assolutamente, no? Ma tra l'altro un aspetto importante che va sottolineato, cioè Antonio Martino rappresenta anche quella stagione politica in cui Silvio Berlusconi riesce per la prima volta a mettere seduti intorno a un tavolo Bush e Putin, quindi a sancire un po' la fine del periodo della guerra fredda, ci ricordiamo tutti, pratica di mare. Cosa che ad oggi, l'abbiamo ricordata nella trasmissione precedente, sì, avrebbe giovato sicuramente negli assetti internazionali rispetto alla guerra che stiamo vivendo. Quindi sicuramente abbiamo perso un uomo che ha dato tanto non solo all'Italia, ma a tutto tondo anche a livello internazionale, ha rappresentato un punto fermo. Quindi il cordoglio per questo è stato trasversale e assolutamente rappresentava un mondo valoriale che purtroppo oggi si sta completamente perdendo. Abbiamo sofferto una stagione dell'antipolitica che inevitabilmente ha compromesso quello che sono i rapporti anche con i cittadini rispetto ai politici. E io, che personalmente vivo il territorio e faccio il consigliere municipale, ogni giorno mi batto per recuperare questo gap, no? Questa distanza che magari i cittadini percepiscono rispetto a chi magari sicuramente occupa dei ruoli apicali più importanti a livello di politica, sicuramente parlamentare o internazionale in Europa. Quindi assolutamente condivisibile quello che hai detto. Sì, sì, no, vedo che l'immagine lo dice tutto. Insomma, Silvio Berlusconi credo che abbia avuto in Antonio Martino un grande sostenitore e un grande sostegno per i governi che lo hanno visto protagonista. Quindi Martino è stato anche presente più volte nei governi di Silvio Berlusconi e quello che dicevi tu, anche ritorno ai valori, è assolutamente auspicabile. Io credo che diciamo, l'idea del bene comune è una cosa che forse si va un po' perdendo, perché a volte magari si può essere anche come dire, impopolari in alcune scelte. Io ho fatto per quasi 16 anni l'amministratore
di un territorio di Roma Sud, e a volte mi sono trovato anche a fare delle scelte impopolari, ma delle scelte che comunque erano utili per quel territorio. Poi magari si va a pagare un prezzo politico di questo, però l'importante è che essere in pace con la propria coscienza, aver fatto il proprio dovere. E devo dire che poi alla lunga questo lavoro viene anche riconosciuto, quindi credo che da questo punto di vista il fatto di assumere sempre delle scelte che siano come dire, in linea con la propria coscienza, con i propri ideali, credo che sia un fatto assolutamente necessario. Oggi forse si è un po' perso, però credo che dovremmo sicuramente recuperarlo. Ecco, secondo voi, no? Perché proprio rimettendo insieme questo video, quindi me lo sono sentito tutto, eccetera, eccetera, e venendo da un'altra scuola, no? Però penso, questa famiglia mi ha portato anche a me, dentro l'Europa, mi ha portato anche a me, dentro la NATO, mi ha portato dentro l'Italia a avere un ruolo addirittura dentro l'Organizzazione delle Nazioni Unite, uscivamo dal fascismo, no? È una cosa di una straordinaria, no? Possibilità che è stata data al paese tutto, indipendentemente dalla coalizione, in un mondo nel quale magari anche chi stava dall'altra parte vedeva Martino, padre, Martino e Martino figlio, Antonio, e chapeau, no? E si incontravano, si confrontavano. C'era questo senso della comunità che dicevi poco fa. Ma tutto questo ci fa riflettere un attimo, poi andremo ai problemi del quotidiano e del territorio, ma che sta venendo meno, è venuta meno quasi completamente una selezione dei gruppi dirigenti. Cioè tu ricordavi poco fa la tua esperienza, no? Cioè adesso sei diventato responsabile del programma per Roma, ma hai fatto quanti anni il presidente del municipio, no? Quindi quando ti siedi a quel tavolo sai di che cosa stai parlando. C'è stata una crescita. Io sta crescita, Eh beh, non è più ahimè, così, adesso diciamo che basta avere, ripeto, basta avere il telefonino che mi faccio quanti selfie, così qualche selfie si chiamano. click, diciamo che molti sono diventati parlamentari così, insomma. Ecco, Stefano per esempio è diventato consigliere perché ha preso voti veri, cioè voti che la gente è andata lì e ha scritto il suo nome, e questa è una selezione, quindi credo che questa Certo, sia importante. E purtroppo, diciamo, questo è successo ultimamente, molti sono stati, sono diventati parlamentari veramente consiglieri con comunali, consiglieri regionali, comunali, via già è dicendo. diverso, ma sto parlando di parlamentari perché diciamo c'è stato un momento per cui esponenti del Movimento 5 Stelle bastava Ah, questo sì, certo. con il vento a favore bastava una selezione di pochi click. Quindi una preselezione ottenuta attraverso informaticamente e venivano messi in lista, e poi il vento a favore ha fatto il resto. Io voglio sentire un attimo Stefano e poi veramente cambiamo pagina. Tu dicevi consiglieri comunali, no, però io, siccome hai messo vecchio, mi ricordo il consiglio comunale di Roma quando erano 80, no? E il sindaco, io preferivo, era eletto dal consiglio comunale perché questa ondata, no, che vince chi appare di più. Insomma, vabbè, quella mediazione secondo me era utile ancora per il paese. Ma i capolista delle liste elettorali per il Comune di Roma c'erano i segretari nazionali dei partiti, tu c'avevi Malagodi e Berlinguer che si candidavano a far consigliere comunale di Roma, no? E gli organi più importanti dei rispettivi partiti, Andreotti guidava la lista della DC a Roma, no? E io la sento sta mancanza. Beh, se pensiamo al giorno d'oggi che chi si è candidato a sindaco il giorno dopo le elezioni non essere stato eletto si è dimesso, quindi senza fare nomi. Sì. Però vabbè, mi sono tolto un piccolo sassolino dalla scarpa. Però quello che dici te è assolutamente vero. Pensavo a quanto abbia inciso, ritornando ad Antonio Martino, no? Proprio perché comunque c'è sempre stata una proposta forte che veniva anche dall'alto verso chi magari era sul territorio con delle linee guida anche da seguire. Chiaramente chi si occupa di municipio si occupa prettamente dei problemi più vicini alla gente, parliamo di marciapiedi, parliamo di strade, parliamo di buche. Però proprio ecco, in questi giorni si affronta tanto anche la questione della casa, no?
Tu prima hai citato Milton Friedman, Antonio Martito è stato uno dei suoi allievi principali. Quanto abbia inciso la cultura liberale di Antonio Martino anche nelle politiche di Forza Italia? Se pensiamo al lavoro straordinario che Forza Italia ha fatto sulla casa, cioè la casa che rappresenta appunto il nucleo principale della famiglia, il bene più vicino degli italiani, ecco, Forza Italia è stato il partito che per oltre 25 anni ha difeso gli interessi degli italiani anche attraverso la difesa della casa. È sempre stato uno dei messaggi più importanti, quello che noi abbiamo lanciato, quello di difendere la casa anche dal punto di vista della tassazione. Quindi mi riallacciavo a un discorso più generale per collegare appunto a quanto noi facciamo sul territorio ogni Su giorno. questo devo ancora la difesa della casa, però poi c'è stata un'assenza della politica di destra e di sinistra su quello che fa bisogno casa dei ceti più deboli in questi ultimi 40 anni, Assolutamente sì, ahimè. se pensiamo ci sono circa 13.000 persone in lista d'attesa, le amministrazioni comunali negli ultimi anni riescono a dare poco meno di 200 appartamenti l'anno, quindi significa che c'è gente che ha anche 40, 39, 38, 39 punti che diciamo nella lista, poi credo che tu sei molto più bravo di tutti noi su questo. E non riescono ad avere un appartamento comunale. Perché? Perché non c'è una politica da questo punto di vista Perché se non riguarda della solo i ceti casa. più deboli, io No, no, ricordo no, no. quando Oggi. c'erano per esempio i contributi per le giovani coppie Sì, per sì, sì. comprarsi casa perché non potevano rientrare nell'edilizia popolare e quindi stavano nell'edilizia agevolata, no? C'è anche Che il problema delle occupazioni abusive. non è un problema, Forza credimi. Italia in Guarda, questa io un legislatura. giorno ci vediamo e ti dico che non è quello il problema. No, però proprio in questo periodo Forza Italia ha incardinato due proposte di legge in Parlamento proprio per incentivare il fatto che, cioè nel senso per sgomberare diciamo, tutte quelle occupazioni abusive che ci sono a Roma, che sono tantissime, e ci sono tantissime famiglie che hanno diritto e non possono avere la loro Sì, casa ma non ci così. stanno più le case, non cadete No, in non ci sono le questo, case, non capito? ci sono le case, Capito? magari se Allora, quelle poche che ci sono vedi, venissero. allora c'è stato un periodo, e poi veramente andiamo al quindicesimo, quando negli anni 90 ci fu la legge sulla casa, la 457, che stanziava i quattrini e le regioni poi li distribuivano agli istituti di case popolari, ai comuni, eccetera. E poi c'era la politica per edilizia agevolata per chi non rientrava nella fascia più debole, ma poteva comprarsi casa col mutuo Certo. agevolato e così. Da quell'età, dalla fine degli anni 90, destra e sinistra, questo problema l'hanno messo nel Sì. cassetto. E quindi si libera una casa, non cadiamo No, no, no. nell'errore dei prima gli italiani, prima le case e poi discutiamo magari a chi dà, no, perché se no Assolutamente. tutto qui, tutto qui. Allora andiamo veramente, cambiamo. C'è Maurizio che mi ha chiamato, non so se vogliamo sentirlo. Prego. Maurizio Gasparri, credo che voleva intervenire anche E sulla se questione. volete telefonicamente ci chiama e lo passiamo Credo che subito. forse, non so se hai il numero, quindi magari se lo riusciamo a tenere, a chiamarlo da Allora, ma studio. adesso mandiamo la pubblicità, così diamo il numero di Gasparri e lo facciamo intervenire. Mandiamo la pubblicità? Siamo d'accordo con la regia? Ragazzi, venite con me, voglio andare a vedere queste cose. Da Lattanzi, oh, questa è tutta roba che la trovi da, mamma mia che buono, da Lattanzi, da Lattanzi, così mi piace, adesso scappa, scappa. Ma quanta gente da Lattanzi! Fanno fila piccoli e grandi per imbandire cene e pranzi. C'è chi compra prima, c'è chi compra dopo. Ma quel che conta è che tutto costa poco. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Montecompatri. Telefono 06 94 76 055. www.antica-norcineria.com. La nostra cartoleria è in via Francesco Marconi 2, zona Pineta Sacchetti. Offriamo prodotti di cartoleria, cartotecnica, forniture per ufficio e forniture scolastiche.
Siamo punto ricezione pacchi, affiliati punto Amazon Upcounter, TNT Point, punto Poste e DHL Point. Presso il nostro punto potrete effettuare i vostri resi Amazon con DHL e punto Poste. Bene, allora abbiamo in collegamento telefonico il senatore Gasparri, che è il coordinatore romano di Forza Italia, diciamo che poi insomma è una delle parti attive del perché esiste questa trasmissione. Quindi benvenuto senatore, ce l'abbiamo? Grazie a lei, sono qui, mi sentite? Allora, pronto? Senatore, ecco. Noi abbiamo dedicato questi primi 25 minuti nel ricordare, anche con una clip bellissima, mi faccio i complimenti da solo, ci ho studiato un giorno intero, su Antonio Martino. E che cosa lui dice sul valore della visione liberale della politica? Un commento da parte sua è inevitabile a sto punto. Io vi ringrazio, intanto saluto tutti gli amici che stanno affrontando anche gli altri temi del territorio, so che c'è Peschiaroli a parlare di Roma Nord, ma è giusto ricordare oggi Antonio Martino, è stato uno dei fondatori di Forza Italia, fu riconosciuto come tessera numero 2 del partito, cosa che lui considerava con grande orgoglio e che Berlusconi ribadiva spesso, perché fu tra i primi protagonisti del programma di Forza Italia, della formazione politica di questa aggregazione che irruppe sulla scena all'inizio del 94 e vinse clamorosamente le elezioni. Antonio Martino è stato un difensore dei principi liberali con grande forza, con grande coraggio nella lotta all'oppressione fiscale, nella difesa dei diritti individuali. E spesso è stato anche solitario nelle sue battaglie, perché questo è un paese, secondo me, di liberali per conto terzi. Ognuno di noi vuole il massimo della libertà per sé, ma poi quando guarda gli altri vuole vincoli, limitazioni. C'è un po' di contraddizione nell'animo di ciascun cittadino che rivendica per sé prerogative ma poi le nega agli altri. Antonio, essendo un coerente assertore dei principi liberali, ha spesso indicato mete e obiettivi che non sempre sono stati raggiunti, ma invece talvolta sono stati una caratteristica identitaria di Forza Italia. È stato anche ministro degli esteri, ministro della difesa, uomo di relazioni internazionali, allievo di Milton Friedman in America, uomo quindi che ha sempre svolto una funzione di grande importanza, un uomo di grande prestigio, icastico nei suoi giudizi, sferzante nelle sue battute, coerente nei suoi principi. Difatti si era un po' allontanato dall'impegno politico diretto perché, come ho detto ieri, a margine della cerimonia religiosa con la quale lo abbiamo salutato, il livello qualitativo della politica si è troppo abbassato. Lui non lo ha detto, ma penso che a volte confrontarsi con alcuni, penso ai grillini o altre frange, era veramente, come dire, deprimente per un uomo di alta qualità e di grande passione civile. Lo ricordiamo con grande rimpianto e pensiamo che siano uomini come Antonio Martino a dare alla politica, alle idee, al pensiero, alla cultura la sostanza che serve e che oggi purtroppo talvolta ci manca. Allora, ancora una considerazione. Io mi sono permesso di ricordare come la famiglia Martino, il papà di Martino Gaetano, e lo stesso Martino Antonio poi, abbiano rappresentato per il paese nella sua interezza l'ingresso in Europa, l'ingresso nella NATO, l'ingresso nell'ONU. Cioè è stato qualche cosa che forse il paese non se n'è accorto, ma insomma con questi personaggi il nostro paese è diventato un grande paese. Che cosa possiamo fare per riguadagnare proprio quella visione di un gruppo dirigente del paese che sia all'altezza dei Martino, indipendentemente di dove poi si va a collocare partiticamente e politicamente? Lei ha perfettamente ragione, perché il tema è la qualità dell'impegno in politica. Ed allora i migliori non devono lasciare il campo ai peggiori. Oggi purtroppo la demagogia, anche il linguaggio dei social, penso ancora una volta alla orda grillina, hanno abbassato il livello qualitativo della politica, la lotta alle caste, la demagogia totale. Invece il mondo della competenza, il mondo della sapienza deve impegnarsi in politica. Lei ha fatto bene anche a ricordare una tradizione familiare. Gaetano Martino, ministro, è uno dei primi promotori e dei primi passi dell'Europa, e poi non a caso il figlio, professore, ministro. Diciamo che molte anche le tradizioni familiari sono importanti. Oggi invece una polemica, un astio
su qualsiasi questione, su qualsiasi scelta, che a volte va lontano i migliori della politica, e poi alla fine ti trovi a posto di Martino le taverna della situazione, e capisce che poi quando la politica diventa una cosa di taverna non va bene, insomma. Io la ringrazio molto, però la prossima volta l'aspettiamo a trasmissione. Va bene, va bene. Grazie, grazie senatore, a presto. Tutti gli amici e gli ospiti, grazie. Bene, allora mi dicono che il collegamento con la signora Claudia Gallarino, che è presidente dell'associazione apolitica del filo del quartiere del 15° municipio, è collegata con noi. Signora, benvenuta. Allora, la prima domanda è inevitabile: perché un cittadino, la cittadina, no, a un certo punto dice faccio un'associazione? Filo del quartiere, già si incomincia a comprendere che cosa significa, sente il bisogno di dire me voglio occupare pure io della strada sotto casa, dell'asilo di mio figlio e via via dicendo. Ecco, sarà questa la spinta? Sì, è stata innanzitutto buonasera e grazie di questa opportunità. E appunto è nata questa associazione circa 4 anni fa e proprio per la volontà di una parte dei cittadini di farsi parte attiva nel territorio e l'obiettivo di questa associazione, che appunto è trasversale, apolitica, indipendente, è stata quella inizialmente di stimolare proprio la partecipazione attiva dei cittadini, cioè stimolarli, soprattutto legarli attraverso appunto questo filo, questo legame tra i conquartierini, tra i vari residenti dei vari quartieri che insomma interessiamo. È una associazione che si è sempre voluta mettere a servizio delle istituzioni, non in contrasto, cercando di collaborare al meglio tra tutte le istituzioni e con le altre associazioni. E diciamo che è stato un grande successo, perché sono solo quasi 4 anni e in effetti abbiamo fatto tantissimo su questo territorio. Il municipio 15° dove noi stiamo, i quartieri che trattiamo maggiormente sono il Fleming, Vigna Clara e praticamente Ponte Milvio. Per quanto riguarda ad esempio Fleming, che praticamente vive di una reputazione ormai passata di circa 50 anni fa, quando forse rappresentava proprio il classico quartiere residenziale con determinate caratteristiche necessarie all'epoca, oggi qualitativamente parlando è un quartiere degradato. Lo dico con cognizione di fatto, perché ho vissuto anche in altri quartieri molto meno difficili di questo. Ho vissuto sulla Toscolana, sull'Appia, ho lavorato all'Eur, i miei genitori sono di Ostia, quindi in realtà conosco bene Roma, ma questo quartiere in particolare ha diverse criticità, dalla viabilità, scusi non la sento, mi scusi? No, ha detto dalla viabilità. Sì, sta elencando i temi, diciamo, sui quali siete impegnati e che cercate di migliorare. Allora, abbia pazienza un attimo, ho commesso questo sgarbo che non ho presentato gli altri due ospiti. C'è Stefano Peschiaroli, che è consigliere municipale del 15° di Forza Italia e il responsabile del programma per Roma, Pasquale Calzetta, sempre di Forza Italia. E Stefano voleva interloquire un attimo con lei, prego Stefano. Sì. Innanzitutto ringrazio la presidente dell'associazione Il Filo del Quartiere. Lei, come Il Filo del Quartiere, ma tantissime altre associazioni che sono appunto apolitiche, che però fanno il bene della cittadinanza, perché spesso ci rappresentano quelle che sono le istanze e i problemi del territorio, e che noi, che appunto siamo in consiglio municipale, cerchiamo di raccogliere per dare chiaramente a loro voce. E, tra l'altro, proprio con l'associazione Il Filo del Quartiere, ma come anche il comitato di Vigna Clara, ci siamo, diciamo, interfacciati in quest'ultimo periodo, perché abbiamo affrontato la questione di Piazza Diodati, che è una piazza nella quale appunto c'è un mercato importante, il mercato Flaminio Nuovo, che a breve, con, si spera, l'apertura finalmente della stazione di Vigna Clara,
c'è l'esigenza appunto che venga trasferito. In passato la questione è stata affrontata anche nella scorsa consigliatura e proprio 2 settimane fa abbiamo fatto richiesta di un consiglio straordinario proprio perché la stazione di Vigna Clara, che ricordiamo è chiusa dal 1990, almeno stando agli annunci del sindaco Gualtieri, verrà aperta entro la fine di questo mese. Piazza Diodati chiaramente rappresenterebbe un luogo di scambio soprattutto per il parcheggio, per i tanti utenti che finalmente potranno usufruire di quella stazione che ricordiamo serve appunto a chiudere quello che è l'anello L'anello ferroviario. ferroviario. Si trova in un punto importante perché quella parte di Roma Nord non è servita adeguatamente dai mezzi pubblici, non c'è una stazione del treno, non ci sono metro, quindi è una stazione fondamentale. A breve nell'area, tra l'altro, aprirà anche la nuova sede di una clinica privata, appunto importante che c'è a Roma, che al momento si trova dall'altro lato del Fleming. Quindi parliamo di una zona molto molto sensibile. Piazza Diodati ad oggi c'è il mercato, si trova in una situazione, diciamo, di assoluto abbandono, al di là di come, diciamo, sono strutturati i banchi dei mercatari, ma c'è scarsità di illuminazione, c'è un costante abbandono di rifiuti, la piazza si è già prestata in passato a episodi diciamo di criminalità di vario genere. Non so se vi ricordate, lo scorso gennaio si parlava di questo maniaco della Smart Nera che appunto ha terrorizzato ragazzini tra gli 11 e i 13 anni in quella zona, quindi è una piazza con tantissime problematiche. Noi, sul lavoro fatto nella scorsa consigliatura, appunto, dove erano stati già previsti dei finanziamenti per spostare il mercato di Piazza Diodati in un'area diciamo in un'area pubblica che tra l'altro è di proprietà del Comune di Allora, però Roma. adesso ha parlato dell'istituzione, sentiamo ancora i Esatto. cittadini. No, Senti. per chiudere, abbiamo fatto richiesta appunto di dare seguito a, tra l'altro nel piano investimenti del Comune di Roma ci sono 995 mila euro, risorse già stanziate per l'apertura del mercato in via Monterosi, che appunto diventerebbe quindi di competenza del Comune. Invece in questa consigliatura l'amministrazione che c'è adesso comunque si ostina a voler tenere il mercato lì, che tra l'altro ricordiamo l'area di Piazza Diodati è di proprietà di RFI, quindi. Bene, sentiamo allora, noi abbiamo interrotto la signora Claudia che stava facendo una sorta di elenco sulle cose da fare, sulle necessità, su quanto bisogna migliorare. Ce lo dice in maniera, come dire, sintetica, tema per tema, proprio quali sono le emergenze secondo la vostra opinione? Allora, le emergenze, ormai è diventato in realtà tutta un'emergenza, è difficile pure fare una priorità delle cose. Diciamo che questo quartiere, le faccio un elenco, non ha una piazza di aggregazione. È l'unica piazza, ha un mercato che è in condizioni fatiscenti. Piazza Monteleone da Spoleto e poi c'è questa piazza Diodati che però non è di proprietà del comune, ma è proprietà di RFI. Non c'è un parco né per anziani né per bambini. Non c'è una. Le scuole sono tutte da ristrutturare, non abbiamo nemmeno una palestra a scuola e siamo anni che con le istituzioni ci stiamo battendo affinché comincino questi lavori che sono promessi di anno in anno. La viabilità non funziona, i trasporti sono inefficienti. Non abbiamo posti pubblici da poter utilizzare per fare dei circoli per anziani, non c'è nulla, ma nel vero senso della parola. Quindi io adesso in questo momento mi sto trovando davanti ad uno spazio verde che è effettivamente l'unico spazio verde che in realtà è di comune. Dovrebbe essere utilizzato sulla base di una delibera dello scorso anno per lo spostamento di quel famoso mercato di Piazza Diodati qui, perché non dimentichiamo che quel mercato è fatto di persone che hanno subito uno sfratto e che stanno abusivamente su un terreno privato in attesa di capire quello che devono fare. Ma se vedete quel mercato è in condizioni di purtroppo tremende, nel senso non hanno bagni, non c'è nulla di igienico. E addirittura siamo, insomma, non è che guadagnano tanto. Se fossero spostati sul suolo pubblico, ovviamente sarebbe una situazione differente. Questo qua che vedete è uno spazio molto, io non so se riesco a
a farvi vedere questo spazio dietro di me, però in realtà è molto molto grande e c'è questa delibera che ha approvato un progetto nella scorsa amministrazione di dislocazione di questo mercato per 16 mercatari, che verrebbe fatto in maniera molto carina, sostenibile, sulla base di altri, replicando praticamente lo stesso progetti che sono stati fatti in altre zone di Roma, come ad esempio Villa Glori al quartiere Testaccio. Si potrebbe approfittare di spostarli qua, e questo non solo darebbe lavoro a questi mercatari, ma darebbe anche una riqualifica all'intera zona limitrofe, tra cui anche Piazza Diodati. Quindi non avremo più i cinghiali sotto casa, perché io porto l'immondizia e ho il cinghiale sotto casa, ho i ratti per colpa di quel mercato, perché praticamente c'è uno scarico di competenze. Da una parte abbiamo questo terreno qui, che è di proprietà del comune, dove tutto è fermo, c'è un immobilismo atroce, nonostante in realtà si potrebbe veramente approfittare di fare qualcosa, perché ci può mettere mani il comune e il municipio. E dall'altra parte siamo dipendenti dalla volontà di RFI, che è privato, che ha altre priorità per le quali purtroppo noi non siamo. Mi permetta una domanda, lei ha fatto riferimento ad altre soluzioni che sono state fatte in altre parti della città, no? Ha citato Testaccio. Lì c'era un vecchio mercato che stava sulla piazza centrale di Testaccio, fu fatta la scelta di dire facciamo il mercato non più quello sul plateale, no? Ma addirittura un mercato straordinario, addirittura un albergo. Quella piazza sono state riportate la vecchia fontana delle anfore, e il quartiere è stato stravolto positivamente da queste scelte. Quindi lei dice qualcosa di simile, nel senso che rendiamo usufruibile tutto questo con una riqualificazione profonda che copi un po' queste esperienze che stanno in altre realtà. È questo che chiedete? Sì, esatto, è questo che chiediamo, perché c'è se c'è volontà di fare le cose si fanno, e si fanno pure bene in Italia, si fanno anche meglio degli altri. Il problema che poi ogni singolo municipio, ogni singola regione ha la propria, dipende proprio dalla propria volontà, anche proprio dalle persone. A un certo punto qua noi quello che vogliamo, consideri che questo progetto è stato presentato 15 anni fa in realtà, dai cittadini, con un progetto a partecipazione diretta. Poi è stato deliberato e sono stati dati i soldi, però sta di fatto che anche qui non vediamo l'avvio dei lavori. E tutto quello che si propone è esattamente qualcosa che altrove è stato visto. Allora, le chiedo una cosa, signora. Purtroppo i tempi televisivi sono terribili da questo punto di vista. Come vi state interfacciando con le istituzioni sul territorio, sia con l'opposizione sia con la maggioranza, perché ci sia, non dico una risposta, domani mattina facciamo tutto, ma un'indicazione, una scelta? Avete trovato consonanza non soltanto con Stefano, oppure c'è qualcosa che si sta muovendo, insomma? Noi abbiamo fatto partire anche una petizione, abbiamo coinvolto tutti i residenti di quartiere proprio per chiedere, la petizione chiede questo, l'avvio dei lavori, lo stanziamento dei soldi c'è, la delibera c'è. Siamo a più di 2/3 dell'iter amministrativo e sappiamo bene quanto è lungo un iter amministrativo, quindi è qualcosa che è già partito e deliberato. E in questa petizione, che quindi coinvolge tutti i cittadini, compresi i commercianti, compresi i mercatari, chiediamo semplicemente di vedere aperto un cantiere e di cominciare. Non chiediamo le cose fatte entro domani, perché siamo molto realisti, però almeno vogliamo vedere un progetto che parta qui al Fleming, perché sono 30 anni che non parte alcun progetto, non abbiamo niente. Signora, la ringrazio molto, mi scuso, però obiettivamente i tempi ci è rimasto un quarto d'ora, quindi grazie ancora, grazie per la testimonianza. Grazie per questa opportunità. Arrivederci. Grazie a lei, grazie. Arrivederci. Grazie. Allora, una domanda a Pasquale e poi torniamo proprio ai fatti concreti. La signora è la dimostrazione che di queste associazioni che a Roma stanno nascendo come i funghi, no? È un po' quello che stavamo dicendo prima, l'assenza tradizionale di quella politica dove c'era la sezione, la gente andava, ma indipendentemente dal colore della sezione, voglio dire. Ma è, diciamo, è,
Il tema della la sezione adesso si è un po', diciamo, andata a scemare perché ci sono le pagine Facebook dei vari quartieri, ci sono le discussioni dove si discute con persone che non conosci e non conoscerai mai. Poi ci Il sono rapporto anche. umano non c'è più, Il però. rapporto umano non c'è più, però io credo che, innanzitutto, complimenti alla signora perché essere adesso presidente di un'associazione di quartiere è un lavoro quasi uguale a quello che fa Stefano. Ma Assolutamente. magari in municipio ci sono anche strumenti, informazioni, eccetera. Ricordiamo che questi signori sono pagati praticamente niente, No, ma insomma, infatti, lasciamo perché stare. no, c'è nell'immaginario collettivo, ah, io faccio Sì, politica sì, perché sì, chissà sì. lì, no? Sì. Io non posso Ecco. dirlo essendo parte interessata. No, ma diciamo che lo posso dire io che l'ho fatto. Ci sono situazioni in cui si fanno tanti sacrifici, molto, molto, molto spesso anche rinunciando anche a carriere lavorative, no? Per poco più di 500 euro al mese, perché poi se uno va a tutte le commissioni, perché poi Se le fa cioè, tutte, se le fa certo. tutte, insomma. E quindi a maggior ragione i complimenti alla signora perché con competenza, con moderazione e anche con cognizione di causa ha evidenziato quelle che sono le esigenze e soprattutto anche le delusioni di cittadini che vedono i loro quartieri, no? Che nel tempo si sono un po' degradati. Questo è anche un po' il male delle amministrazioni in genere, perché per assumere una decisione e vederla realizzata, molto spesso passano anni, e quindi questo molto spesso sfiducia le persone. Quando uno parla e racconta queste cose, magari molti non ci credono. Il lavoro dei consiglieri municipali è un lavoro improbo perché poi devi andare, sei un po' il cuscinetto tra le esigenze dei cittadini che ti vengono a bussare alla porta e poi quella che è la macchina del Che si comune che non mette. ti consente di dare quelle risposte che tu Però proprio vorresti anche dare. sulla base della tua esperienza, no? È verissimo quello che stai dicendo, la parte burocratica, i passaggi, i tempi, ma la signora ha detto una cosa importante, non ci aspettiamo la risposta domani, però vorremmo No, avere no, è proprio questo. l'indicazione di un progetto. E questo che significa? Avere una visione della città, che in questi anni non c'è stata, questa è la Io verità, non so adesso assolutamente. se il Municipio 15, il Presidente, che per carità noi oggi non stiamo qui a criticare nessuno, sono pochi giorni che questa amministrazione ha cominciato a Anche muovere perché i forse primi lei si passi. caratterizza per non essere della No, politica per il noi, no, diciamo noi insomma, non no? siamo quelli che si mettono a strillare subito, però ecco, tra un po' Tra un po', inizieremo. vabbè. Però credo che a livello locale il presidente del municipio, che è la rappresentazione massima di quel territorio, dovrebbe dare delle risposte precise su questo. Il fatto che la signora dice che c'è una delibera con in bilancio quasi 1 milione di euro per la realizzazione di questo mercato e questa cosa non venga subito affrontata, come dire, di petto dall'amministratore massimo di quel territorio, cioè io, ai miei, cioè quando io ho fatto il presidente, c'era 1 milione di euro nel bilancio, io stavo lì tutti i giorni, dal sindaco, dall'assessore, per poter arrivare a bandire le gare e a fare i lavori. Quindi questo magari è compito di Stefano e sicuramente lo farà molto bene, di sollecitare questa amministrazione affinché ci siano delle risposte puntuali a quelle che sono delle giuste richieste di questi cittadini, insomma. Allora, a Stefano abbiamo lasciato gli ultimi 8 minuti, ci fa una dichiarazione di guerra, quindi Bene, di questi tempi spero di no, perché ce n'abbiamo già abbastanza. abbiamo visto che si fa anche in minor tempo, vero? Assolutamente. Ahimè. Allora, prego Stefano. No, assolutamente, quello che dice Elenco proprio Pasquale. dei bisogni del quartiere, no? Poi è chiaro, cioè è vero quello che diceva Pasquale, no? Aspettate qualche altro tempo per capire se la macchina si sta mettendo in moto. Ahimè, insomma, dopo Chiaramente, la raggi tutto è possibile. il lavoro dell'opposizione in un contesto come quello del municipio, soprattutto in una fase dove ancora un decentramento amministrativo rispetto al comune non c'è stato, è molto difficile, rischi seriamente di toccare poco palla, come si dice. Quindi dobbiamo essere noi bravi a fare un'opposizione sicuramente costruttiva che però incalzi anche la maggioranza diciamo, a rispondere a quelle che sono le esigenze del territorio. Su Piazza Diodati, infatti, ci siamo mossi in questa direzione. Abbiamo richiesto un consiglio straordinario, che è appunto nei nostri poteri, e
Abbiamo, diciamo, messo davanti alla maggioranza il problema di Piazza Diodati. Chiaramente noi abbiamo presentato un atto, una proposta di risoluzione nella quale c'era scritto di spostarlo, ma la maggioranza, diciamo, non ha accolto le nostre istanze, quindi rischiamo di trovarci ancora in una situazione di stallo, e questo mi riallaccio a quello che diceva la presidente dell'associazione del Filo del Quartiere, che appunto voglio ancora ringraziare lei, come tantissime altre associazioni che a scopo volontaristico ogni giorno si spendono Io per il chiedo, il territorio. vostro è come un po' tutti i municipi, no? Una realtà territoriale variegata, no? Che appunto va da una, possiamo dire, da posizioni di maggior prestigio come quello che rappresentava la signora, no? Il Flemmi, che così. Poi c'è un entroterra che arriva fino a prima porta e con tutto il resto, lì c'è il problema addirittura del sollevamento dell'acqua e così via. Sì, è un municipio molto, molto difficile proprio perché riscontra disparità sociali molto elevate, perché come dicevi giustamente tu, si passa dal Fleming e si arriva fino ai meandri di Cesano, che è appunto l'ultima, diciamo, l'ultima frazione del comune di Roma. E i problemi ce ne sono tantissimi. In questi primi mesi di amministrazione noi stiamo cercando innanzitutto di batterci per una riqualificazione del verde pubblico, soprattutto nelle strade, diciamo, principali ad alta viabilità come Via Cassia, e stiamo cercando di riallacciare un po' quelli che sono i fili anche con diciamo, i centri culturali, associazionistici del municipio, soprattutto i centri anziani. Ricordiamo che veniamo da Come no, 2 anni di caspita. pandemia, i centri anziani Certo. sono stati chiusi, quindi loro, come anche i bambini, bambini che appunto ragazzi che frequentano le scuole, stiamo cercando di fare un lavoro in questa direzione. Stiamo cercando appunto di riprendere in mano progetti vecchi che erano stati approvati nelle scorse consigliature, proprio per cercare di dare una svolta, no? Di uscire un po' da quella fase di stallo che abbiamo vissuto a Roma negli ultimi 5 anni. Quindi i problemi da affrontare ce ne sono assolutamente tanti, e chiaramente vogliamo farlo insieme anche alla maggioranza, che giustamente governa il municipio e quindi hanno loro, diciamo, il pallino dell'amministrazione in mano. E tu hai citato una parte del municipio Cesano, no? Adesso si è sviluppata una sorta di polemica anche all'interno della maggioranza, perché a Cesano è previsto uno dei biodigestori, come si dice, Esatto. no? E poi c'è la seconda parte, non me la ricordo mai, come si chiama, biodigestori Anaerobici. aerobici, no? E anche lì c'è stata una sorta di polemica, perché dice: a casa mia Ti no. ringrazio per avermi servito questo assist. Anche su Cesano, sin da quando si è insediata questa amministrazione, abbiamo richiesto un primo consiglio straordinario, quando ancora si paventava solo a livello giornalistico di un'apertura di un sito a Cesano. Poi c'è stata una delibera, appunto lo scorso mese abbiamo richiesto un ulteriore consiglio straordinario, e il Consiglio del Municipio 15 ha votato all'unanimità, abbiamo votato un documento presentato da noi contro la realizzazione di questo sito, un Ma sito che contro avrebbe... perché non a casa mia o contro la scelta? No, contro la scelta del luogo, perché Cesano Quindi innanzitutto... magari sì al biodigestore, ma non dove l'avete previsto? Allora, Perché c'è una differenza fra le sul due biodigestore ci sarebbe da farci una trasmissione dedicata. Sul Ce luogo l'abbiamo anche, fatta. cioè Cesano è praticamente una strada che è raggiungibile da via Baccanello, non so se la conoscete, o via Braccianese. Immaginatevi voi 30-40 camion che ogni giorno percorrono strade che sono già ad Quindi altissimo voi ponete un traffico. problema di dire qui no perché c'è Poi un aspetto, no? Ma Cesano sulla è... scelta strategica che ha indicato il sindaco, no? Tant'è vero che lo stesso presidente del quindicesimo ha detto che no, è entrato in polemica con lo stesso sindaco suo e così via. Ma sulla scelta lui ha previsto 14 biodigestori, no? I primi due finanziati dall'Europa se passa il Casalselce e progetto, Cesano, uno è Cesano e l'altro è l'altro Casalselce. Però in esattamente. quella zona, tu lo saprai, c'è già Enea Casaccia, dove c'è la discarica dove vengono fatte comunque, vengono, diciamo, trattati i rifiuti radioattivi. C'è il problema annoso delle antenne di Radio Vaticana, c'è stato tra gli anni 90, è stato un Sì, me lo problema serio lì, ricordo. anche per il proliferare di tumori in età infantile.
C'è il problema dell'Arrone, quindi c'è un inquinamento anche delle falde acquifere. Quindi parliamo di un territorio che da questo punto di vista ha già dato. Sicuramente, cioè, nel senso anche da parte nostra non vogliamo far passare il messaggio che quel territorio, che tra l'altro, come dicevo prima, si trova appunto nelle zone più limitrofe di Roma, possa essere sempre oggetto di, diciamo, poca attenzione o comunque di politiche, diciamo, poco ravvedute. Quindi era più opportuno magari sederci intorno a un tavolo, considerare anche quelle che sono comunque le opinioni del municipio. Localizzazione, mi Esatto, dice. magari un confronto a tutto tondo anche con le forze politiche che sono in municipio, perché noi comunque siamo i diretti rappresentanti dei Non cittadini. certo, non I c'è certo. cittadini sono assolutamente, assolutamente contrari. Ma guarda, questa è una cosa che abbiamo anche affrontato, no? Prego. L'altra volta avevamo anche detto che bisogna intanto far funzionare quello che c'è, perché ci sono degli impianti che non stanno funzionando, impianti che sono stati parzialmente chiusi, impianti che hanno diciamo delle decisioni giudiziarie che andrebbero anche sbrogliate e facendo riattivare quegli stessi impianti. Quello che dice Stefano è assolutamente vero, cioè molto spesso succede nei vari municipi dove neanche il presidente sa che l'amministrazione comunale ha deciso di mettere su quel territorio un impianto. Allora, io credo che in questi casi, e in questo particolarmente, la condivisione di decisioni come queste dovrebbe essere la prima cosa da fare. Uno con il tuo presidente che è della stessa amministrazione e anche, come dice giustamente Stefano, con le forze politiche e anche con i cittadini. Perché il cittadino deve essere responsabilizzato che la gestione dei rifiuti non è un fatto che ti casca da sopra perché tu sei stato cattivo, è una roba che dobbiamo gestire tutti, perché tutti produciamo 1 chilo, quasi 2,8 kg di rifiuti al giorno. Quindi questo è un tema che andrebbe affrontato capovolgendo il meccanismo. Non è che arriva il sindaco e dice lo metto là, no? Ma bisognerebbe avere il coraggio anche. E io penso che all'inizio di una consigliatura, questo lo si può, E lo fai solo e lo all'inizio. fai solo all'inizio della consigliatura. Bisognerebbe avere quel coraggio di avere un confronto. Purtroppo si è in qualche modo anche persa la voglia e anche la capacità di avere confronto con i cittadini, di andare in assemblee dove magari sai che qualcuno ti criticherà, però tu hai delle ragioni che poi, se ce l'hai, le puoi naturalmente dire. A quel punto io credo che solamente per averci messo la faccia, credo che le persone potrebbero magari convincersi. Adesso non è questo il caso del quindicesimo, ma questa cosa che diceva Stefano si ripercuote a Roma Sud, si ripercuote dappertutto. Assolutamente. Perché nessuno vuole. Pensiamo a quello che è successo a Ponte Galeria, ma anche pensiamo a quello che è successo in zone di Roma Visto che Sud. ne ha previsti 14, adesso diciamo le luci sono accese su questi due perché sono quelli che Esatto. più finanziabili. Immagino quando poi saranno indicati tutti gli Ma altri, no? infatti, infatti. Quindi voi dite giustamente, no? Una maggiore condivisione con quello Assolutamente. che però questa cosa va fatta a inizio legislatura subito Assolutamente, se perché no non la fai più. se no Non la usciamo fai come più a raggi, e insomma, sul soprattutto, nulla. diciamo, l'approccio di avere anche degli impianti che siano tecnologicamente avanzati, che non si pensi solamente alle discariche, alle buche, riempire le buche dell'ex Questo tra cave. l'altro Questa, abbiamo parlato tanto di Europa, anche l'Europa l'Europa non è che ci appunto non. sconsiglia questo. Io credo che però per poter risolvere il tema dei rifiuti, credo che la condivisione sia l'approccio più giusto. Assolutamente. Va bene, allora siamo all'ultimo minuto, quindi noi ci rivediamo Il 25, il 25, non con Pasquale Calzetta, ma ma con ci sarà Claudio l'ottimo Togna. e bravissimo notaio Togna e E quindi. vedremo quale sarà il tema di quel giorno, nell'ottica appunto di Forza Italia del Lazio che informa, no? Assolutamente. Benissimo, io ringrazio molto Grazie a voi per l'invito e un saluto ai e tutti quei telespettatori. soldi che mettete in Svizzera con le remunerazioni Con i gettoni di del municipio. municipio. Grazie a Pasquale Grazie a Calzetta. voi. Ci vediamo quindi con Forza Italia informa il. Bene, 25 marzo. arrivederci e grazie di aver partecipato con noi. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Mai come in questo momento
l'Italia ha bisogno di persone con la testa sulle spalle, capaci di darle una mano, di far funzionare lo Stato. Forza Italia!